Un primo maggio a Taranta Peligna organizzato dalla CGIL, serve un nuovo patto sociale per ripartire, da qua si ricomincia. Sì, si ricomincia un nuovo patto sociale perché dobbiamo rimettere insieme le forze sociali, dobbiamo rimettere insieme le istituzioni, dobbiamo rimettere insieme il partenariato, il mondo delle imprese, il mondo sindacale, le associazioni. Troppi anni di divisione, di personalismi e anche di eliminazione della discussione dei corpi intermedi hanno portato a un individualismo sfrenato e anche a un campanilismo sfrenato, che in questo momento non giova. Occorre condivisione, ma servono anche scelte strategiche, soprattutto per la programmazione regionale e territoriale. La programmazione ci consentirà di gestire meglio anche le risorse comunitarie e soprattutto quelle PNRR. Non ci possiamo, come è successo, permettere di non rispondere ai bandi perché non abbiamo la capacità di elaborazione, ad esempio sui beni confiscati, se non qualche rara eccezione abbiamo lasciato lì un po' di soldini, e così abbiamo fatto per gli asili nido. Cioè, qui c'è un tema enorme, eppure noi dei 500 milioni abbiamo pochissimi progetti, quindi ci sarebbe bisogno di una cabina di regia, che pur c'è ma probabilmente ha qualche difficoltà, ma soprattutto fare sintesi di tutti i finanziamenti, avere un'idea di qual è la programmazione, qual è lo sviluppo dell'Abruzzo, individuare strategicamente anche nella provincia di Chieti, questo lo chiediamo con forza, quali sono, oltre all'automotive, oltre agli altri settori classici, quali sono i settori su cui si bisogna investire, e a partire dai fondi sociali europei, l'FSC, i PON e adesso i PNRR, metterli a sistema e creare una proposta che a questo punto, noi da oggi questo è stato il dibattito, dal basso proviamo anche a stimolare il dibattito regionale. Anche perché i dati sono incontrovertibili, anche il settore dell'automotive nel Chietino sta risentendo del conflitto in Ucraina. Assolutamente sì, le materie prime, già c'era una questione legata ai semiconduttori, quindi al reperimento di materie prime sul mercato mondiale. Ci saranno ulteriori problemi qualora appunto dalla crisi in Ucraina, dalla guerra in Ucraina, che speriamo finisca più presto, ci saranno ulteriori problemi, anche perché le scelte, pur in questo caso, bisognerebbe chiederle al governo centrale, cioè qual è il futuro dell'automotive nel Mezzogiorno e a partire dall'Abruzzo, come, in che modo gli amministratori di Stellantis, il CEO di Stellantis Tavares, intende intervenire. Non possono dirci qua e là ogni tanto facciamo la Gigafactory a Temori, poi fra qualche mese vediamo, forse accenniamo qualcosa sugli altri stabilimenti. Un piano strategico Stellantis ce l'ha o no sull'automotive?